A poche settimane dall'apertura della stagione estiva si è svolta al Palacongressi di Loreto la terza edizione degli Stati Generali del Turismo, promossa dalla Confcommercio Marche per fare il punto sullo stato di salute di uno dei comparti più importanti dell'economia regionale. I numeri del 2022 sono stati più che positivi, ma si può fare ancora di più perché le Marche ha tutte le potenzialità per fare di meglio. L'anno scorso ci sono stati 2 milioni e mezzo di arrivi, più 3,68% rispetto al dato pre-Covid del 2019 e 11,3 milioni di presenze, pari a un più 9,39%. La passata stagione turistica ha ridato quindi una boccata di ossigeno a molti operatori del settore che hanno così deciso di continuare ad investire per rendere ancora più accattivante l'offerta. Per il 2023 si punta a registrare un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è di coinvolgere sempre più stranieri. Per farlo è necessario migliorare le infrastrutture di collegamento su cui sta lavorando da tempo la Regione Marche. Abbiamo fatto bene nel 2022 con flussi italiani post-Covid. Nel 2023 pensiamo di continuare sul percorso dell'Italia, ma l'obiettivo principale è quello di iniziare a lavorare per il 2024 e cercando di attrarre i flussi stranieri, perché il 2024 si giocherà tutto se riusciamo a prendere quote di mercato sui flussi stranieri. Pertanto dal 2024 sarà l'anno dei flussi delle Marche per quanto riguarda i flussi stranieri. Ecco, che cosa serve proprio per intercettare questi flussi stranieri? Ci sono state delle novità per quanto riguarda l'aeroporto, si sta puntando sulle navi da crociera, ma forse questo non basta. Sì, sicuramente l'ATIM dovrebbe essere lo strumento che dovrebbe portare questa nuova ventata verso soprattutto questi flussi esteri, e l'altra è la digitalizzazione. Dobbiamo lavorare perché le nostre imprese di accoglienza diventano digitali e si presentano bene all'estero. Quando uno sceglie un viaggio, soprattutto dall'estero, e si pensa all'Italia, si guarda subito i siti. Se i nostri siti non sono all'avanguardia, non sono digitalmente interessanti, le persone non vengono. Pertanto dobbiamo cambiare completamente la faccia digitale delle Marche. E invece che cosa intendono fare gli operatori del settore, i vostri operatori, i vostri associati, proprio per diventare ancora più attraenti nei confronti dei turisti? Bene, oltre a questi corsi di formazione sulla digitalizzazione stiamo lavorando molto sulla professionalità, perché chiaramente mantenere il proprio personale professionalizzato vuol dire mantenerlo e non andarlo a ricercare sempre sul mercato. Perciò noi stiamo lavorando su questi due piani, sulla professionalità della competenza all'interno dei settori e per quanto riguarda la digitalizzazione, una formazione continua, perché quello sicuramente è un campo che deve essere continuamente aggiornato. Questa giornata degli Stati Generali del Turismo, sì, effettivamente è una grande opportunità per la nostra regione, per il nostro territorio, perché abbiamo tantissimi modi di poter raccontare la nostra regione, il nostro territorio. Dobbiamo fare sistema, e per fare sistema servono momenti come quello di oggi, nel quale ci si mette seduti, ci si guarda in faccia, ci si confronta sulle potenzialità e ognuno mette a disposizione dell'altro quello che sono i suoi impegni, le sue peculiarità. Se riusciamo a trovare la ricetta giusta per fare questo, allora la nostra regione hanno delle carte importantissime da giocarsi per il futuro turistico ed economico dello sviluppo di questo territorio. Lei viene da una città di mare, Senigallia è una città molto attrattiva per quanto riguarda i turisti, bisogna fare anche per l'entroterra, manca forse di qualcosa? Ma forse il turista di oggi ci chiamerà a questa sfida in maniera sempre più preminente, perché il turista vuole esperienza. Noi gliela regaliamo in spiaggia, come abbiamo sempre fatto, ma se a questo riusciamo ad unire dei percorsi che danno la complessa realtà della nostra regione, perché noi possiamo offrire di tutto in uno spazio molto raccolto, se riusciamo a fare questa sintesi, non solo di guardare a un comune o a un territorio, ma di allargare la visione, e allora sì, allora vinciamo questa sfida del turismo. Il turismo è un settore strategico per l'economia regionale. Non a caso il governatore Francesco Acquaroli ha tenuto per sé la delega. I 2 anni di pandemia hanno rappresentato un brutto stop, proprio mentre sembrava che tutto potesse andare per il meglio. Ma c'è la decisa volontà da parte degli attori coinvolti di lavorare a sistema per recuperare il tempo perduto. Quanto successo con il Covid ha spinto molte persone a considerare i viaggi e le vacanze come una necessità irrinunciabile, mentre prima venivano visti come se fossero un extra. Per attirare
attirare sempre più turisti bisogna però metterli nelle condizioni di arrivare più facilmente nelle Marche e promuovere le sue tante eccellenze, che proprio perché numerose non sono ancora tutte conosciute come meriterebbero. La Regione ha investito quindi sulla riqualificazione e valorizzazione dei borghi attraverso lo stanziamento di 100 milioni di euro, mentre per la destagionalizzazione punta a fare rete tra tutti gli attori coinvolti. Bisogna cercare di costruire un progetto che riesca a raccogliere le pluralità, le autenticità e saperle anche promuovere e vendere. È una sfida che credo debba riguardare tutti i territori, tutte le categorie. Stiamo lavorando in questo senso. Sicuramente ATIM ha un ruolo centrale perché ha creato una regia unica che riesca a muovere intorno a degli obiettivi di volta in volta territori, settori in capacità di creare appunto e raggiungere l'obiettivo. Stiamo lavorando sulla destagionalizzazione, sulla promozione, stiamo lavorando anche sulla consapevolezza, su una maggiore capacità di interazione tra di noi e soprattutto anche sui trasporti, perché poi per noi, soprattutto per il turismo estero, è fondamentale l'aeroporto, è fondamentale essere raggiungibili, essere inseriti nei circuiti che contano. Le prossime mosse? Le prossime mosse, continuare in questa direzione, cercare di trovare anche risorse per migliorare l'accoglienza, che è un altro settore che ha bisogno sicuramente di essere potenziato. Però siamo sereni perché i risultati ci stanno un po' anche dando il giusto entusiasmo e il giusto riscontro. Non vogliamo esaltarci, ma sicuramente abbiamo compreso che questa è la direzione giusta. Quando si parla di turismo non si può fare a meno di confrontarsi con il settore alberghiero, che ha saputo affrontare sempre a testa alta i momenti difficili, dal Covid all'aumento delle bollette per la guerra in Ucraina. Ha cercato anche di fare ancora di più, continuando ad investire per rendere più accattivante e completa la propria offerta. Probabilmente nel settore nostro degli alberghi, nella parte ricevimento è un po' più facile trovare, poi ovviamente cucina, sala, housekeeping, lì è un po' più difficile. Perché? Probabilmente un cambio anche della visione della vita che c'è stato dopo 2 anni di pandemia. Le persone sono state a casa, hanno avuto la possibilità di vivere con la famiglia, le festività, e quindi rifare un salto indietro e andare a lavorare il sabato, la domenica, durante il periodo estivo, è una cosa che magari è difficile da accettare, e rinunciare a questo stile di vita che si è acquistato e che si è avuto l'opportunità di provare in questi anni. Ovviamente parlo per chi faceva prima questo lavoro, che in questi 2 anni ha avuto la possibilità di vedere quest'altro stile di vita. Ci sono grandi strutture che, non avendo il personale per tenere tutte le stanze aperte, hanno preferito tenerne chiuse una parte, o piuttosto che alcuni gruppi tenere chiuse le strutture più piccoline, quindi già ripercussioni ce ne sono state. Agli stati generali del turismo hanno partecipato più di 100 imprese e giovani e meno giovani alla ricerca di un lavoro. La kermesse infatti si è conclusa con Talent Day, che ha messo a confronto domanda e offerta, perché nel settore ci sono difficoltà oggettive nel reperimento del personale. Un'altra mancanza è quella dei lavoratori, dei collaboratori delle tante strutture, e oggi fate anche Talent Day per mettere a contatto gli studenti delle scuole proprio con le strutture, gli operatori turistici, quando ormai siamo a ridosso dell'inizio della stagione estiva. Sì, facciamo un incontro domanda offerta con i giovani, non soltanto delle scuole, ma anche una persona grande che ha competenze o che vuole approcciare al nostro settore. Noi li chiamiamo Talent Day proprio perché le persone anche di 50 anni hanno talento e hanno voglia di rimettersi in gioco. Pertanto punteremo a far sì che ci amino e amino questo settore, che è un settore innovativo e che porta chiaramente a dialogare con lo straniero, dialogare con le persone, dialogare, perciò è molto vivo. E questa vivacità ritengo che sia la forza e l'economia del nostro territorio. Siete disponibili a aumentare l'offerta a livello economico? Perché poi il problema è sempre quello. Ma guarda, sinceramente, per quanto riguarda il mio caso, abbiamo fatto anche delle offerte interessanti e nonostante questo non abbiamo avuto un gran risultato. Per cui non è, ovviamente, se uno fa un'offerta economica alla quale uno non può dire di no, ma poi non riusciremo più a stare aperti noi, quindi. Però facendo delle offerte anche interessanti qualcuno non rinuncia a non stare a casa il sabato, la domenica o durante le festività. Probabilmente rispingendo la formazione di questo settore, tra qualche anno si riuscirà a riavere un'altra volta una offerta di lavoro adeguata e formata per il nostro settore.